si chiude nell'anniversario della morte di Bruno Caccia al Festival Armonia, dedicato alla sua memoria. Fra gli ospiti, presente anche la figlia del magistrato, Paola. Penso che sia un'idea bellissima, perché i miei genitori erano delle persone serie, delle persone che si impegnavano in quello che facevano, ma erano delle persone che amavano le cose belle della vita e che sapevano anche godere delle cose belle, e da questo traevano forza. Lo ricorda con lo stesso affetto Giancarlo Caselli, di cui Bruno Caccia è stato amico e mentore. Il procuratore capo di Torino sottolinea anche l'importanza delle iniziative dal basso nella lotta alla criminalità organizzata. Guai se ci fosse soltanto l'antimafia della repressione, l'antimafia delle manette. Ci vogliono altre antimafie che viaggino alla stessa velocità, con la stessa intensità, con la stessa determinazione, cosa che purtroppo non sempre succede. Sono l'antimafia della cultura, compito delle agenzie di formazione e informazione, scuola, famiglia, chiesa, media, e l'antimafia sociale, l'antimafia dei diritti. Ed è proprio questo che si fa a San Sebastiano da Po', animata quotidianamente da un'equipe di 30 persone. Perché non c'è solo il festival, il punto di forza della cascina è il legame con il territorio, un legame in continua costruzione. Durante la settimana abbiamo persone di questo territorio che vengono a fare cose qui, da corsi di pittura, corsi di danza, a organizzare assemblee, organizzare incontri, gas che vengono qui, che hanno preso la cascina come punto di incontro. Sempre nello spirito, quello che cerchiamo sempre di trasmettere, di far capire che chi viene qui a fare qualsiasi cosa è una persona che si prende in mano e cura di un pezzo della cascina, quindi grazie anche a loro la cascina sta in piedi. Il catering che ha nutrito il pubblico del festival è stato preparato da una squadra di volenterosi allievi dell'Istituto Alberghiero di Arte Bianca Beccari di Torino. Abbiamo iniziato appunto a fare libera, abbiamo aperto un presidio nella scuola che è dedicato a Felice Impastato, che è la mamma di Peppino Impastato. E nulla, ci hanno chiamato, hanno chiesto di se partecipavamo a fare questo festival, Armonia. Noi abbiamo pensato su e abbiamo detto va bene, sarebbe una bella occasione. Siamo venuti con i ragazzi, sono ragazzi di prima, seconda, quindi qualcuno giovane e qualcuno un po' più grande. E abbiamo proposto i ragazzi, questo è il terzo anno, sono tutti appassionati. Il primo gruppo di artisti che ha suonato questa sera proviene dalla classe di musica da camera del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. La musica è un valore assoluto, quindi credo che sia un valore applicabile a qualunque iniziativa. In particolare la musica è una cosa che affratella tutti quanti, che rende forse le persone un pochino più buone, un pochino più gentili, dovrebbe colpire l'animo. E quindi arrivare un po' al di là di quelli che sono gli interessi materiali che muovono mediamente le associazioni criminali. Quindi io spero che sia qualcosa che magari possa anche arrivare a qualcuno di quelli che hanno una mentalità diversa dalla nostra in quanto musicisti e che possa fargli venire qualche dubbio. Questa è la speranza. A seguire i bambini di Pequeña Suela, Piccole Impronte, coro internazionale di voci bianche provenienti da Miami, Venezuela, Senegal e Italia. I bambini facendo musica insieme imparano soprattutto a relazionarsi fra di loro. Soprattutto, è importantissimo questa interazione a qualunque livello, la pazienza, perché i livelli musicali dei bambini che arrivano sono completamente diversi, per cui fra di loro hanno la pazienza di avere di fianco all'eggio un bambino non ancora pronto, i più grandi aiutano i più piccoli. Oggi per esempio questo concerto lo possiamo fare grazie a 5 grandi dell'orchestra, grandi vuol dire 17 anni, che si sono presi cura delle prove, perché io non c'ero, hanno fatto provare i bambini per 2 giorni e così siamo qua oggi. Cascina Caccia chiude il suo festival con i bambini e con loro guarda il futuro. A coloro che passeranno durante l'estate, al proseguimento del lavoro sul territorio, ma soprattutto al prossimo anno e alla quarta edizione di Armonia.